Italia il modello gay non può portare avanti la società italiana, è un modello intrinsecamente sterile, da esso non proverrà nulla e porterà tanti giovani e tanta gente verso una falsa, verso una strada, diciamo, un cul-de-sac. Un uomo e un uomo non possono assolutamente formare un nucleo familiare, cioè una divergenza contro natura. La famiglia tradizionale è una madre, un padre e un figlio, quindi una coppia dello stesso non può procreare, non può formare una famiglia tradizionale. In quest'ultimo tempo le lobby antinazionali, le lobby omosessuali stanno cercando di attaccare in tutti quanti in tutti i modi la famiglia. Ma c'è davvero una lobby gay che sta influenzando la società italiana? Ma quello mi sembra evidente, lo dicono tutti, una lobby gay c'è in tutto il mondo, ma non è quello, il problema è un altro, noi vogliamo salvare l'Italia o vogliamo vederla scomparire? È un dato di fatto che se non facciamo figli l'Italia scomparirà e abbiamo il tasso demografico più basso del mondo, l'1,2. Se c'è qualcuno in Italia oggi che riesce a tenere accettabili i livelli di crescita demografica sono però gli immigrati, con cui Forza Nuova non ha un rapporto. Sì, ma il problema è che non sono italiani. Tu dici non è una manifestazione contro Gay Pride, però c'è un grande cartellone, ho scritto stop omofollia. Stop omofollia, per omofollia si intende, è un gioco di parole ovviamente, omofollia, stop aggressione da parte dei gay verso gli etero, quindi è l'omofobia, la paura nostra, l'omofollia. Le ultime elezioni europee hanno dimostrato che per le destre nazionaliste si stanno aprendo spazi molto importanti. Come mai in Italia invece la destra radicale non riesce a emergere? In Italia le cose succedono in modo differente. È un dato di fatto che tante delle nostre idee sono diventate patrimonio comune della Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Quindi la rivoluzione in Italia avviene per percorsi un po' differenti.